E intanto sullo sfondo continuano a lavorare per cercare di aprire la teca di Plautin-Landelli, senza ovviamente danneggiarla. È un momento storico per questa ala della Chiesa del Purgatorio. Con noi Francesco De Celi, che io ringrazio, è uno studioso della morte. Della morte, della dimensione culturale della morte, e sono qui particolarmente interessato a quello che sta avvenendo dietro di noi perché è ancora una volta una dimostrazione dell'importanza del culto delle anime nel purgatorio a partire dall'epoca post-riformata. Diventa il purgatorio una specie di campo di battaglia in cui i cattolici e i protestanti vogliono confrontarsi, perché controllare simbolicamente il purgatorio, cioè questo territorio intermedio tra vita e morte, per i cattolici significa controllare i vivi e i morti allo stesso tempo. Per i protestanti, invece, non esistendo il purgatorio, perché il purgatorio è riconosciuto soltanto dai cattolici, una volta che qualcuno muore, l'anima non è più sotto il controllo né della Chiesa come istituzione né degli uomini, quindi si perde ogni controllo, ogni contatto. E su questo discorso si intessono le lotte, se vogliamo, religiose e teologiche di buona parte dell'epoca post-riformata, quindi essenzialmente dal 500 fino, se vogliamo, anche al 700-800. Il purgatorio qui a Monopoli, che valore ha questa chiesa? Ma un enorme valore, perché conserva anche i corpi, e i corpi sono in qualche modo la testimonianza materiale, materica, concreta, tangibile, se vogliamo, di questo territorio intermedio, perché da un certo punto di vista ci appartengono, quindi appartengono alla materia, alla carne, alla terrenità delle nostre cose, e da un altro punto di vista non appartengono più a noi, quindi sono come una reliquia, il trait d'union tra due mondi. Io, toccando una reliquia, sento qualcosa sotto le mie dita, ma sento la divinità che è al di là. Ma perché farsi mumificare nel 1700? Ma perché in qualche modo si diventava parte della Chiesa. Noi pensiamo adesso, se siamo dei mistici, vogliamo, che diventiamo parte della Chiesa con l'anima. Abbiamo dimenticato di avere un corpo. In epoca, se vogliamo, di Ancien Régime, quindi in epoca ancora così come era nel Settecento, il corpo era una parte fondamentale dell'identità. Quindi io lascio il mio corpo alla Chiesa perché voglio diventare parte della Chiesa, voglio diventare parte di Cristo, anche con la mia sostanza. Diciamo che oggi ci stupisce questo processo di mummificazione, però in Italia ci sono altri casi. Ah, ci sono altri casi. Innanzitutto ci sono altri casi qui in Puglia, quindi ad Oria ci sono altre mummie, ma l'Italia è piena di questi casi. Tra l'altro il collega Piombino Mascali ha molta confidenza con le mummie di Palermo, ma non soltanto mummie, ad esempio è pratica, soprattutto in contesto cappuccino, di lasciare le proprie ossa perché possano essere usate per ornare la chiesa. Io divento parte della Chiesa e faccio la Chiesa tanto più bella, non soltanto con la mia anima, ma anche con il mio corpo. l'esempio della chiesa dei Cappuccini a Via Veneto, praticamente a Esattamente, Roma. esattamente. E queste cose si trovano dappertutto, non soltanto in Italia naturalmente, in Europa, ma si trovano soprattutto nella cultura cattolica. La cultura cattolica mantiene questo rapporto di sacralità del corpo post mortem, cosa che invece non avviene nella cultura protestante. Questo è evidente in paesi in cui, diciamo, le due componenti, la componente cattolica e la componente protestante, sono quasi equivalenti, per esempio in Germania, in cui si vedono le due chiese, l'una protestante e l'altra cattolica, a Costanza, a Trevi, eccetera, in cui c'è da una parte nella chiesa cattolica un'abbondanza di reliquie che spesso provenivano anche dai paesi latini, quindi dall'Italia. E nella Chiesa protestante tutto questo non c'è, nella stessa epoca. Quindi questa è una cartina al tornasole per capire il modo in cui diverse culture intrattenevano un diverso rapporto con la corporeità e con la morte. Noi ci rivedremo quando, professore? Noi ci rivedremo il 13 di novembre, venerdì,
per una chiacchierata su questi temi, quindi sul purgatorio e sul purgatorio soprattutto a Monopoli. Ci sarò io, ci sarà il collega Piombino Mascali e ci sarà la professoressa Carrino che farà da padrona di casa e quindi cercherà di intessere con noi una chiacchierata piacevole e certo non scabrosa su questi temi. Grazie. A lei.